Buongiorno, mi chiamo Loris Basso e sono lo chef del ristorante Vineria La Duia a Cirié, in provincia di Torino. Oggi vi preparerò una ricetta, cube roll di manzo alla piastra con patate rustiche al forno. Iniziamo tagliando le nostre patate. Per fare le nostre patate rustiche le tagliamo a fettine. La scelta di tenere la buccia è proprio per dare la rusticità. Mantiene anche la forma della patata, che altrimenti si spaccherebbe un pochino, ed è molto più gustosa. Fatto questo, preriscaldiamo il forno col programma vapore e andiamo in vapore per 8 minuti. Ok, il nostro forno suona, vuol dire che il programma è terminato. Abbiamo le nostre patate che al momento sono precotte a vapore, le andiamo a condire a caldo, mettiamo sale, olio, pepe macinato fresco, burro e del rosmarino. Ok, a questo punto possiamo infornare. Andiamo a combi per 25 minuti. Allora, il nostro forno suona, vuol dire che le patate sono pronte. Le sforniamo e andiamo a preparare il nostro cube roll. Il nostro cube roll di manzo lo passiamo al fry top. Il cube roll di manzo, che è comunemente chiamato ribeye, è un taglio della costata senza osso, tipico australiano, neozelandese, poi adesso lo fanno un po' in tutta Europa anche. Una volta scottato da entrambi i lati, lo mettiamo in una teglia, pizzico di sale, pepe e un goccio d'olio. Aggiungiamo le nostre patate rustiche. A questo punto prepariamo il forno multi-time. Noi abbiamo già un multi-time che abbiamo programmato a 220 gradi. Siamo pronti per infornare il cube roll con le patate rustiche. Scegliamo un multi-time di 3 minuti, ho già impostato carne 3, schiacciandolo abbiamo 3 minuti di cottura a 220 gradi. Il nostro forno suona, vuol dire che la carne è pronta. Ecco qua. Facciamo riposare un attimino la carne, intanto impiattiamo le nostre patate rustiche. Andiamo a tagliare la carne. Mettiamo un pochino di fondo di cottura e aggiungiamo qualche crescione. Ecco qua, il nostro cube roll di manzo alla piastra con patate rustiche è pronto.